devo chiudere il telefono. Mi faccio ridere così tanto, ci sono messo ridere. Eh no, perché non conosci il genere della domanda. Chi devo guardare? Vabbè, qui, rigorosamente qui. Mi raccomando, serio. Serio? Non come al solito. Mario, senza gioia. Senza gioia. Non l'ha mandata andare in televisione? No. Allora, noi siamo in un giardino. Bene, quindi questa è l'invitazione. Siamo rilassati e parliamo. Non è un'intervista, quindi aspettare la domanda con un'ansia. Rilassati, il giornalista è là. Qualsiasi forma di domanda la si può prendere come si vuole. Nome? Mario. Cognome? Occhiuto. Ah, allora ce l'ha la voce. Ce l'ho, e come? Anni? 40. Stato civile? Coniugato. Professione? Architetto. Aspirante? Sindaco. Non era meglio rimanere in Cina? Per Cosenza no. Perché dicono che è triste? Ci faccia un sorriso. Chi lo dice? Gli avversari. Paolini o Chiuto? Chi vincerà? Occhiuto. Lei è troppo diplomatico. Paolini o Chiuto? Chi vince? Ce lo dica. Occhiuto, ovviamente. Paolini la invita a una partita di rugby. Lei ci va? No. La invita sempre e lei non ci va mai. Non è buona educazione. E allora lo inviterò io la prossima volta. Paolini e Perugini durante la campagna elettorale se ne sono detti di tutti i colori, adesso si sono apparentati. Lei teme questa unione? No, perché ci vuole coerenza nella vita così come nella politica. Lei per chi avrebbe votato tra i due? Perugini. Adamo ha annunciato che non voterà Paolini, se li prende lei quei voti? Spero di sì, che i cosentini che non votano Paolini votino me. Chi avrebbe voluto sfidare al ballottaggio? Paolini. E chi avrebbe votato se non si fosse candidato? Dipende chi ci sarebbe stato al posto mio. Meglio avere le spalle larghe o il cervello fino? Il cervello fino. Quanto si incazza Paolini se perde? Adesso ci dica, Paolini o Chiuto, chi è più simpatico? Occhiuto. Più bello? Occhiuto, questo. Cattolico? Occhiuto. Di destra? In una sfida a braccio di ferro chi vince? Non lo so. Perché il centrodestra non ha candidato Paolini? Perché l'ha scartato, l'ha detto ieri Scopelliti. Perché il centrodestra ha candidato lei? Veramente mi volevano tutti, anche il centrosinistra. Un pregio di Paolini? Passiamo all'altra domanda. Un difetto del suo avversario? Passiamo all'altra domanda. Un pregio di Mario Chiuto? La concretezza. Un difetto di Mario Chiuto? La concretezza. Se non l'avessero candidato col centrodestra, sarebbe andato a bussare al centrosinistra? No, è il centrosinistra che è venuto a bussare a me. Dicono che lei partecipi alla competizione nella squadra dei parenti di... Come risponde? È vero, sono un parente, mio fratello. Cosa ha fatto di buono Perugini nella scorsa legislatura? Ha continuato il museo all'aperto. Qualcosa l'ha fatto. Cosa cancellerebbe della scorsa legislatura? La gestione dei servizi. Si parla tanto di centrale nucleare. Quella di Cosenza dove verrà costruita? Sulla Luna, perché quello è l'unico posto disponibile. Acqua naturale frizzante o privatizzata? L'acqua è un bene di tutti. Favorevole o contrario alle droghe leggere? Contrario. Sponsorizzerebbe il Gay Pride a Cosenza? Non ci sono soldi a Cosenza nel bilancio. Cosenza con lei alla guida sarà Reggio centrica o Calabria centrica? Cosenza centrica. Mi aspettano ancora domande. Da giovane era un ballerino. Se vince ci promette che farà il moonwalking come Boateng a Palazzo dei Bruzzi? Ho perso l'allenamento. E se vince, alla festa dovrà fare i tavoli separati per quelli dell'UDC e quelli del PDL? No, assolutamente. In Calabria sono tutto uno. Dove aspetterai e con chi i risultati del ballottaggio? Con voi, se mi volete. Ci simuli la prima telefonata che farà dopo aver vinto. Tutto come previsto. Con il suo arrivo in molti prevedono una nuova colata di cemento. Lei cosa immagina? Un bel centro commerciale al posto della Villa Vecchia? È il contrario, veramente. Io sono sempre stato contro il cemento in città. È scaramantico? No. Ha usato qualche rito particolare durante la campagna? No. Spostiamoci sul Mario privato. Era un bambino calmo come calmo adesso? No, mi rompevo sempre la testa. Mario e Roberto, uno architetto, uno deputato. Da piccoli giocavate uno coi Lego e l'altro a risico? Io giocavo con la fionta, mio fratello non lo so. Chi ha preso più sberle dei due? Roberto. Lei lo aiutava a fare i compiti? No, lui mi ha aiutato. Mai condiviso una fidanzata? Che io sappia. Chi è più vanitoso? Lui dice che sono io. Chi è più mammone? Lui. Più corteggiato? Chi ha più successo con le donne?
Roberta. A proposito di donne, la signora Paolini è sempre al fianco del marito. La sua dove l'ha nascosta? È più riservata. Lei si sente bello? Politico preferito? Giorgio Lapira. Lei è un padre severo? No. Cosa non possono fare i suoi figli? Tutto quello che fa male. Mai fatto una canna? No. Mai visto un film porno? Sì. Lei è cattolico? Sì. Praticante? Sì. A livello professionale, qual è la creazione di cui va più fiero? Ogni progetto è sempre più bello. Come si vede fra 5 anni? Un sindaco amato dai cittadini. Come vede Cosenza fra 5 anni? Molto più bella. Il suo idolo Bruce Springsteen canta Born to Run, nati per correre. Il suo motto sembra più chi va piano va sano e va lontano. No, la calma è la virtù dei forti. Molti la criticano non considerandola un cosentino doc perché ha vissuto per anni fuori Cosenza. Mini quiz sul suo grado di cosentinità. Si dice Cullurielli o Cuggiurieggi? Cuggiurieggi. Meglio un sakè a Pechino o una gassosa al caffè al Gatto Nero? Un ghinotto. Ci dica qualche intercalare aracusentina. Lasciatemi sta. Vica, vieni con me in Cosentino. Ja, vieni con mia. Dove si trova se parcheggia la macchina in piazza Bilotti? Piazza Fera. Se sta facendo una strina, in che periodo dell'anno è? Natale. Perfetto, lei è un cosentino doc. Per finire, secondo lei, cosa penserà il suo avversario quando vedrà questa intervista? Che ho le spalle larghe, ma... Torniamo seri, cosa vuole dire ai cosentini? Dopo questa intervista almeno votatemi.